Allora, eccomi qui. Adesso io vado a creare una nail art molto semplice, ma direi abbastanza carina. Io la faccio adesso per arrivare giusto alle feste. Allora, io scelgo, non so se vedete bene, questo viola qua. È un viola molto scuro e poi vado ad applicare questi cuoricini e in questa ruota ci sono tutti i cuoricini e vanno da lilla, anzi direi un rosetta, poi c'è il blu, rosso, vabbè, bianco, viola e giallo, ma boh, un giallo oro, questo qui. Allora, intanto procedo con fare il mio French. Questo è un vasetto un po', come potete vedere, il colore è molto molto scuro, quindi lo uso. Allora, iniziamo a fare il French, appunto, col pennellino. Faccio dei bordi molto sorridenti. Sorridente, farvi vedere meglio. Sul bordo, in modo da rimediare un po' al danno che ho fatto. Ora metto in lampada, allora, 2 minuti. Io ho fatto i miei 2 minuti, questo è il risultato. Ora, vado a dare un'altra passata. Io uso questo pennello qui per fare il French, perché è un pennello obliquo, non so se si vede bene, ma è un pennello con la punta obliqua, per cui vado molto bene a fare gli angoli, a fare proprio il sorriso del French, perché tante so che usano il dotter. Io lo uso ogni tanto, magari quando devo fare, devo usare il gel con i glitter, perché così non basta una passata vado a mettere i miei soliti 2 minuti in lampada, insomma. Allora, ecco qui, questo è il risultato parziale, perché poi questo intanto è il mio French. E adesso vi farò vedere l'applicazione. Bene, io a questo punto ho già attaccato i miei, dopo aver fatto tutte e due le mani, due passate, ho applicato i cuoricini in questo modo. Ora vi faccio vedere. Allora, prendo il mio gel monofasico, anzi trifasico, e vado a fare una striscetta a lato, perché ho deciso di fare appunto i cuoricini a lato. Ho applicato, vedete, solo sul lato. Vado a prendere i miei cuoricini, intanto li appoggio un po' a caso, uno e due,
Allora, ho appoggiato i due brillantini a caso e ora vado. A metterli in posizione come più mi piace. Io ho scelto di metterli in orizzontale così, a lato in orizzontale, ecco, vedete? Sono un bel rosa, non so se rende l'effetto, ma allora vedete così. Ora vado a metterli in lampada, basta anche solo un minuto, in modo che si fissino un attimo all'unghia. Vado ad effettuare la mia bombatura. Prendo un bel po' di prodotto, in questo caso una bella gocciolona, e vado a appoggiarlo al centro. Inizio a fare, come dire, dei cerchi e a distribuirlo un po'. Allora, sulle, vicino alle cuticole, mi raccomando, non senza toccarle, e vado a sigillare i miei due cuoricini. Li sentirete un po', li sentirete un po' venire fuori, diciamo, perché creare una bombatura esagerata sopra i glitter non mi sembra il caso. In lampada e tra poco vi faccio vedere il risultato. Bene, a questo punto applico il mio top coat e niente, questo è il risultato finale e spero vi piaccia. Ciao!